Ciao Rinaldo, ti saluta Alejandro, vivo in Nicaragua, Centro America, ti mando un salutone rossonero a te e a tutti i compagni tifosi milanisti che ti seguono, un saluto agli amici della compagnia della Live, siete grandissimi, spettacolari e ti faccio i miei auguri per tutti i programmi che ogni volta proponi. Ogni volta alzi il livello di qualità del tuo canale. Auguroni, ciao. Ringrazio Leandro per questo messaggio, per questo vocale lasciato al numero 366-111-2964, il numero di telefono al quale anche voi potete mandare i vostri pensieri, i vostri WhatsApp, gli SMS, i messaggi, i vocali, mi raccomando, entro i 30 secondi in modo da poterne far ascoltare il più possibile. E ringrazio questo messaggio, ringrazio per i complimenti che giro agli amici della compagnia della Live, ma Leandro poi si era dimenticato di dire una cosa molto importante. Dimenticavo la cosa più importante. Forza Milan, sempre e dovunque. Esatto. Bravo Leandro che si è ricordato di questa che è la cosa più importante. Benvenuti a questa nuova puntata di Talk, la rubrica che parla di Milan, ovviamente, lo fa attraverso i vostri messaggi e i vostri vocali. Oggi parleremo di un argomento che ha preso possesso un po' del tifo milanista dopo la partita con l'Atalanta. E mi riferisco alla questione Leao, parleremo ancora della partita con l'Atalanta e poi parleremo un attimo anche della questione stadio, perché sapete come negli ultimi giorni ci siano state le parole del sindaco di Milano, ci siano state insomma le parole anche di alcuni dirigenti dell'Inter che hanno svelato come l'intenzione del Milan sia quella di costruire un impianto proprio. E quindi vedremo come questa vicenda andrà avanti, vicenda che sinceramente non mi appassiona, anche perché sembra davvero che ad ogni passo in avanti ne corrispondano due o tre indietro, ma insomma, vedremo. Prima di tutto, allora parliamo di mercato, o per meglio dire, parliamo di Leao. Apriamo questa puntata di talk con la questione Rafa Leao. Scrive Fuso, l'amico Fuso, dice: sarò l'unico pazzo, ma io Leao lo venderei domani mattina. Mi spiego meglio, per una cosa buona che fa, dobbiamo sopportarne 100 assurde. Questo è il messaggio di Fuso. Io ieri ho pubblicato un video nel quale spiegavo la mia posizione, il mio pensiero riguardo a Rafa Leao, riguardo a questa situazione che si sta venendo a creare e che ha, come dire, così dei connotati che abbiamo già visto, ovvero quelli di una separazione. Naturalmente la speranza, anche per avere a disposizione dei fondi in vista del mercato della prossima estate, è che si possa monetizzare una eventuale cessione di Leao. Parlo di eventuale cessione perché io non sono a conoscenza della chiusura definitiva della trattativa. La mia sensazione è che più passa il tempo, come dicevo ieri, e meno possibilità ci sono che l'accordo si trovi. Il messaggio diffuso, diciamo, mi trova d'accordo a metà, nel senso il discorso della cessione, sono d'accordo nel caso in cui non si trovi un accordo appunto per proseguire. Per il discorso della cosa buona che fa, dobbiamo sopportarne 100 assurde. Ecco, qui magari insomma andrebbe rivista un po' la situazione, perché Leao comunque anche domenica è stato, dal mio punto di vista, un protagonista della partita. Certo, pesano alcuni errori sotto porta e anche, lo ribadisco, il discorso della posizione, della quale ne parleremo tra poco. Sentiamo però cosa vuole dirci Luigi riguardo a Leao. Ciao, sono Luigi. La prestazione della squadra è stata incredibile, perfetta in tutti i suoi movimenti. La squadra ha giocato benissimo. No, vorrei soltanto parlare dell'unico grande problema che ha il Milan, il signor Leao. Leao gioca peggio di Messias. Messias non vuole 7 milioni a stagione, però. E ha i piedi migliori. Se dobbiamo rinnovare un giocatore che corre, però non fa nulla. Corre, che poi adesso non corre neanche più tanto, non salta neanche più l'avversario. In promozione tirano meglio in porta.
Ringrazio Luigi per il messaggio, mi sembra un pochino estremo come pensiero, non credo che Leao giochi peggio di Messias, credo che ci sia una certa influenza riguardo al giudizio su Leao che sta mutando col passare del tempo, e cioè il fatto che più passano le settimane, meno si va verso un accordo e quindi un rinnovo, più il giudizio dei tifosi del Milan si incrina, si sporca nei confronti di questo ragazzo. Credo che ci sia un po' questa componente anche dietro certi giudizi, un po' estremi dal mio punto di vista, come quello di Luigi. Ritengo che Leao non sia e probabilmente non sarà mai il giocatore che ti fa 2 o 3 gol a partita o che, diciamo, trascina la squadra verso successi nei momenti di difficoltà. Però ecco, dire che, insomma, che nelle categorie inferiori si trovano giocatori che tirano meglio di Leao o il fatto che non corra, ecco, mi sembra un pochino un punto di vista un po' forzato e forse anche determinato, come dicevo, da questa storia del rinnovo del contratto che inevitabilmente, visto il nostro passato recente, ovvero quello di Kessié, quello di Donnarumma, evidentemente è rimasto molto impresso come situazione nella testa dei tifosi rossoneri, quali vedono parametri zero un po' ovunque. Mi scrive Omar e dice: la nuova disposizione tattica ha dato i suoi frutti. Nel complesso sembra giovare ad ogni giocatore, tranne uno, Leao. Personalmente trovo difficile tornare alla precedente disposizione, considerando anche le difficoltà nel trovare un accordo economico con Leao. La cessione in estate sembra ormai la soluzione più probabile. Personalmente non ritengo Leao un giocatore che possa crescere tanto da poter fare la differenza a livello europeo. Ha tanto margine di miglioramento, ma chiaramente dei limiti caratteriali e mentali, agonisticamente parlando. Esempio lampante è il gol mancato su appoggio di Tonali contro l'Atalanta, superficiale come pochi nell'esecuzione, così come in molti frangenti della partita. Direi pedina sacrificabile per un attaccante o una seconda punta di livello, scrive Omar, e lo ringrazio per il messaggio. Ora, credo fosse il Brain Diaz comunque l'assist per Tonali, se si riferisce a quell'azione dove Leao mette la palla alta da buonissima posizione. Omar ritiene che Leao sia un giocatore con ampi margini di miglioramento, ma limiti caratteriali e mentali, agonisticamente parlando. Io invece sono del parere, come detto anche ieri, che Leao non abbia tutti questi margini di miglioramento dal punto di vista proprio del giocatore. Dal punto di vista caratteriale e mentale, quello è, potrà maturare, magari, per quanto io non lo ritenga come dire, un giocatore, non lo ritenga uno sciocco, ecco, ho visto ben di peggio anche nei comportamenti. Però non lo so se, da un punto di vista di miglioramenti calcistici, Leao abbia davvero grandi margini davanti a sé. Ecco, su questo magari non sono molto d'accordo. Scrive Alessio: qualche nome interessante, io direi Morata, grande esperienza, ha vinto tanto nel pieno della maturità, può fare tutti e tre i ruoli d'attacco e secondo me sarebbe perfetto per il nostro gioco perché è bravo a dialogare con i compagni o ad andare in profondità. Morata credo che adesso ci abbia già rifiutati una volta, se non ricordo male, insomma, a meno che la storia non si fosse tramutata in leggenda anche quella volta, ma mi pare che avesse detto di no a un arrivo al Milan. Sinceramente, Morata è sicuramente un giocatore di livello internazionale, non è però un grande bomber, e allora se vogliamo proprio, come dire, dirla tutta, a noi servirebbe un giocatore da 20-25 gol. Ecco, questo a noi servirebbe sinceramente, un centravanti che possa lui sì sopperire come dire, ad alcune difficoltà magari del reparto offensivo. Morata in questo senso non fa proprio al caso nostro. Veniamo ai temi invece della partita. Milan batte l'Atalanta 2-0, partita soddisfacente dal punto di vista della prestazione, partita soddisfacente dal punto di vista anche dell'annullamento delle caratteristiche dell'avversario. Siamo riusciti ad impedire a una squadra come l'Atalanta di tirare in porta, non l'hanno fatto nemmeno una volta, e questo credo che sia un segnale importante per la ripresa di un Milan che, scioccato come tutti noi dal mese orribile di gennaio, adesso sta cercando di trovare la propria collocazione anche da un punto di vista di, come dire, da un punto di vista di tattico, ad esempio. Scrive Tommaso:
Oggi abbiamo fatto vedere al GASP la sua tanto amata qualità della quantità in ogni parte del campo per 90 minuti. Ci manca ancora la qualità della qualità, con la quale avremmo chiuso molto presto la partita, ma ci riprenderemo anche, anche quello. Sentiamo il conte di Saint-Germain che cosa ci dice. Buonasera ragazzi, allora è appena finito il primo tempo, Milan-Atalanta. 3 secondi di silenzio perché devo dire che mi devo ricredere. Primo tempo fantastico, molto bello, pressiamo alti, giochiamo bene. Chiaramente c'è ancora qualcosina da migliorare, però rispetto alle altre partite molto 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 meglio. Un abbraccio dal Conte. Grazie Conte per il tuo messaggio. Siamo sicuramente aspettate un attimo che abbiamo qualche piccolo problema tecnico, eccolo qua. Siamo sicuramente sulla strada giusta. Il commento del Conte era riferito al primo tempo, poi ci sarà anche un messaggio di Andrea riferito al primo tempo. Nel frattempo leggo il messaggio di Fabio Peruzzi che scrive: ciao Rinaldo, dovresti ricordare ancora che tutti quelli che volevano cacciare Pioli dovrebbero fare mea culpa prima di parlare, sennò diventa un bla bla bla. Beh, insomma, ognuno poi vive il calcio a modo suo. Io sapete che appartenevo alla schiera di coloro che a tutti i costi avrebbero voluto tenere Pioli, ma non per amore nei confronti di Stefano, che ritengo comunque un buonissimo professionista, ma per il fatto che in questo momento un cambio alla guida tecnica avrebbe rappresentato intanto una sconfitta su tutto il fronte e poi difficilmente avrebbe aggiustato le cose per quel che riguarda la stagione, per quel che riguarda il nostro piazzamento. E quindi credo che insomma, se le cose continuano così sarà meglio per tutti. Vi faccio sentire il messaggio di Andrea Broggini, anche lui alla fine del primo tempo. Bel primo tempo Rinaldo, veramente bel primo tempo del Milan, mi è piaciuto tanto dopo tantissimo tempo. Un primo tempo fatto come da Milan di Pioli, quello vero, intenso, anticipato, sono stati grintosi, hanno fatto poche sbavature, un pochino imprecisi davanti, però lo spirito giusto del bel Milan. Dai, speriamo veramente in un secondo tempo alla grande. E il secondo tempo alla grande c'è stato, perché poi abbiamo visto nell'analisi della partita come la ripresa sia stata ancora più intensa dal punto di vista di proposta offensiva e anche di attenzione in fase difensiva, a riprova del fatto, e i numeri hanno dimostrato che abbiamo corso più dell'Atalanta, a riprova del fatto di una condizione fisica che sta tornando ad essere finalmente di livello, e questo ovviamente permette di, come dire, di agevolare tutti in tutte le situazioni. Scrive Giuliano: intensità buona per carità, ma voglio vedere quando giocheremo con squadre che si chiudono e che non ti permettono il contropiede. Sì, bene in difesa, ma sembriamo l'Inter, ma troppi gol falliti. Ma mi pare che abbiamo giocato col Torino, mi pare che insomma anche l'Atalanta tutto sommato si è chiusa abbastanza. Credo che, anzi, in questo momento la proposta offensiva sta migliorando sicuramente. Contro squadre chiuse faticavamo un pochino anche prima, ma tutte faticano contro le squadre chiuse, specialmente in Italia. In difesa sembriamo l'Inter, ma insomma non l'Inter di questo periodo che sta alternando i propri risultati. Mi sembra che invece la squadra stia trovando un buon equilibrio, per quanto io, ecco, non sia proprio un amante di questo sistema di gioco, però in questo momento è quello che ci serve. Sentiamo il messaggio di Salvo. Ma anche una menzione speciale a Ciao, perché veramente ha rivoluzionato tutta la difesa. Probabilmente Pioli stava pensando il modo di adattarlo in un modulo diverso. Tomori, Ciao e Kalulu, secondo me in tutto il mondo pochi squadre possono vantare dei difensori di una tecnica, di una velocità del genere. Boh, speriamo che cresca ancora di più. E la menzione per Ciao è importante. Scrive Spedito, dice: lei ha ancora dubbi sul modulo attualmente utilizzato da Mister Pioli? Ritiene che la difesa 4 possa essere riproposta in futuro? Ma allora, diciamo che il nostro è un sistema di gioco che è partito con un 3-5-2 abbastanza puro nella gara con l'Inter,
ed è andata come è andata, ma eravamo ancora in una fase, come dire, drogata dal mese terribile dal quale arrivavamo. Dopodiché è stato tutto abbastanza modificato, c'è stato il cambio sulla fascia destra, quindi fuori Calabria e dentro Salemaker o Messias, il ritorno di un grande Teo e quindi di un'occupazione di spazi, il ritorno di un Tomori ad alti livelli, e tutto questo ha contribuito a, come dire, a far variare un pochino la tattica e a trasformare quello che doveva essere o poteva essere un 3-5-2, ripeto, abbastanza puro, in un qualcosa di diverso, un qualcosa che sì, assomiglia a un 3-4-2-1, ma che ci dà la possibilità di essere più compatti dal punto di vista delle distanze e quindi difendere meglio e correre anche meglio. A proposito di Davide Calabria, scrive Marchito: una considerazione sul capitano. So che è un giochetto che non si dovrebbe fare, ma al momento sembra fuori dai pensieri del mister. Il nuovo modulo, secondo me, lo penalizza. Dal momento in cui ritorneremo alla difesa a 4, mi sembra difficile che riesca a trovare spazio. Dal momento in cui Kalulu, Ciao, Tomori e Teo, risulta a mio modo di vedere la difesa titolare. Tra l'altro ritengo che Kalulu sia più bravo di Calabria come terzino destro, soprattutto nei cross. Cosa ne pensi? Penso che Calabria rientrasse da un infortunio abbastanza fastidioso. La condizione fisica era evidentemente scadente e in questo caso, in questo senso, forse la valutazione, ecco, sul giocatore pronto non è stata efficace e l'abbiamo mandato un pochino allo sbaraglio. Non ritengo Davide Calabria scarso come visto nelle apparizioni 2023. Non lo ritengo nemmeno quello dei periodi migliori, secondo me è una via di mezzo. Ora, che possa fare l'esterno tutta fascia in una difesa, diciamo, in un centrocampo a 4, chiamiamolo così, una linea a 4 con i quinti esterni, potrebbe anche riuscire a farlo, ma naturalmente a patto che la condizione fisica lo supporti, perché è un ruolo dispendioso e se interpretato da un difensore puro come lui richiede molta corsa avanti e indietro, al di là del fatto che poi Kalulu abbiamo visto da una parte e Tomori dall'altra sicuramente siano riusciti a chiudere gli spazi. Bisogna tenere conto anche del fatto che la proposta offensiva dell'Atalanta è stata molto scadente per quel che riguarda la partita di domenica. Quindi tutto questo ha avvantaggiato la nostra fase difensiva e ci ha fatto fare una prestazione di livello. Scrive Michele Mussari: sulle pagelle ancora una volta dissento leggermente su Leao, che da un bel po' gioca per lo più per se stesso. Sembra che voglia dimostrare qualcosa, non so a chi. È vero che ha fatto il passaggio junior nel secondo gol, ma è vero pure che se avesse distribuito meglio i palloni probabilmente Milan avrebbe vinto con 3 gol di scarto. A paragone, Kvara, il suo omologo anche meno offensivo nel fortissimo Napoli, ha già segnato 10 reti senza contare tanti assist. Qui però entriamo in un campo un pochino delicato, cioè quello dei paragoni. Allora, questa mattina la Gazzetta dello Sport, no, ieri mattina la Gazzetta dello Sport pubblicava un articolo dove si approfondiva, come dire, il deficit delle milanesi, cioè il fatto che le squadre di Milano fossero, insomma, a meno 18 dal Napoli e come mai, e i tanti gol presi e questo, quello e quell'altro. Non si tengono in considerazione due fattori, anzi un fattore, cioè il Napoli. Il Napoli sta facendo un campionato sopra la media, soprattutto, cioè sta facendo un campionato straordinario. Se il Napoli avesse mantenuto, diciamo, un percorso, non lo so, simile a quello dell'Inter l'anno scorso, è chiaro che Milan, Inter e Napoli avrebbero potuto avere tra i 5, gli 8 punti, 7 punti di distacco e il campionato sarebbe ancora più che mai vivo, ma è stato il Napoli a spaccare tutto quanto con un percorso straordinario. Noi, è vero, noi e l'Inter non abbiamo tenuto testa, ma dal momento in cui si è capito che non ci sarebbe stato nulla da fare, psicologicamente qualcosa poi cedi a questa situazione. Può essere che questo abbia contribuito alle nostre prestazioni, può essere che questo, sommato a tante altre cose, possa aver contribuito, può essere che questo possa aver contribuito alle prestazioni altalenanti dell'Inter, che dopo il successo sul Napoli di inizio anno è andata di alti e bassi, concentrandosi un pochino più sulla Champions, vincendo comunque la finale di Supercoppa, cosa che noi non siamo stati in grado di fare. Per cui credo che, come dire, come il discorso Kvaratskhelia. Kvaratskhelia è un giocatore forte, ma lo si sapeva già, perché chi l'aveva visto giocare, e io l'avevo visto giocare, e ripeto, ve l'ho detto ieri, ma ve lo dico anche oggi, la scorsa estate
in un video dove si parlava del mercato delle altre squadre, io ho segnalato il giocatore perché era un giocatore comunque la cui bravura era nota. Nessuno avrebbe immaginato un impatto del genere, nessuno avrebbe immaginato che il Napoli, sacrificando molti giocatori e provocando la reazione dei tifosi, potesse condurre una stagione di questa portata, che io ritengo straordinaria, e ritengo anche che Napoli conquisterà lo scudetto meritatamente. Ma paragonare Kvaratskhelia con Leao in questa stagione, secondo me, non è giusto per tutti e due, perché in questo momento uno gioca nella squadra più forte d'Italia, l'altro gioca nella squadra campione d'Italia che ha attraversato un periodo. Vediamo come si chiude la stagione, vediamo cosa succede a Leao e cosa fa. A proposito di Leao, sentiamo del giallo dell'ammonizione che gli farà saltare Firenze. Ma poi Rinaldo, il giallo a Leao non ti è sembrato un po' troppo facile, cioè così regalato? Mi è sembrato un po' troppo regalato quel giallo lì. Abbiamo avuto modo di sentire anche le frecce dell'auto di Salvo. Salvo da Milano, il nostro amico. Sì, onestamente sì, certo, diciamo che la sceneggiata di inginocchiarsi è sempre meglio evitarla, però in certi momenti ti viene così istintivo perché sei in preda a uno sforzo agonistico per tante ragioni, quindi io credo che sia, a meno che Leao non abbia detto qualcosa, ma anche lì il solito discorso: se tu mandi al diavolo o peggio il direttore di gara, ti becchi il cartellino rosso, non il cartellino giallo, quindi evidentemente è stata il fisico di Leao e quell'inginocchiarsi a portare l'arbitro al cartellino giallo, secondo me è anche un po' fuori luogo, perché credo che, ripeto, i giocatori spesso sono preda dell'istinto, gli arbitri dovrebbero essere un pochino più in preda alla lucidità, che molte volte non c'è, e posso rendermene conto, ma che andrebbe, come dire, si dovrebbe abusarne, perché il cartellino giallo Leao gli fa saltare la partita di sabato e non era un cartellino giallo, come dire, l'arbitro poteva evitare di dargli, Leao poteva evitare però la sceneggiata, ecco, questo sì, sicuramente, insomma. Quindi diciamo un po' di concorso di colpa con un pochino più di responsabilità del direttore di gara. Allora, nell'ultima parte di talk dedicata alla questione stadio, perché mi sono arrivati due messaggi che voglio leggervi, uno di Marco e l'altro anche di Marco. Il primo Marco dice: stadio nuovo alla Maura di fianco a San Siro, le difficoltà burocratiche assurde, quelle più comprensibili delle componenti cittadine che qualunque sindaco è tenuto a considerare, restano. Certo che almeno ora il sindaco ha un solo interlocutore con le idee chiare, sempre disillusi, ma qualcosa si muove. Il discorso della Maura è un discorso che, diciamo, approfondirò, ma mi pare di aver capito che si trova all'interno di un parco, comunque di una situazione che potrebbe coinvolgere anche aspetti legati all'ambiente, al territorio e tutte queste situazioni che a loro volta potrebbero, come dire, mettere di nuovo la situazione nella condizione di lungaggine, di burocrazia, di comitati, di tutte queste cose qui, giuste, legittime, io non discuto su questo. Però ripeto, siamo all'ennesimo nome dell'ennesima zona dove voler andare a costruire questo stadio. Poi adesso scopriamo che dopo anni, perché ormai sono anni da quando c'è Elliott praticamente, ma si sarebbe fatto insieme lo stadio, no? Si sarebbe fatto insieme i due progetti, la presentazione, il progetto vincente, perché poi vale la pena anche ricordare un po' il percorso che ci ha portati alla situazione attuale, perché è un percorso di accettazione di determinate condizioni, situazioni, progetti che improvvisamente sono spariti, perché da un lato c'è un'amministrazione pubblica che non vuole perdere il privilegio di far giocare Milan e Inter a San Siro con le conseguenti entrate, dall'altra parte ci sono due società che tergiversano, perché, dal mio modestissimo parere, perché da un punto di vista di business, da un punto di vista di ritorno, farlo a Milano è un discorso, farlo a Sesto San Giovanni è un altro discorso, non è la città. Scrive l'altro Marco: Red Bird certamente non è mossa da passione sportiva, ma la costruzione dello stadio è la loro principale mission, per poi poter rivendere il Milan alle cifre della speculazione pianificata. E se le strade del business e quello del tifo si trovano sintonizzate sull'obiettivo di una grande crescita, a me va benissimo.
Ora, io oggi, anzi ieri, su Telegram ho scritto un post proprio interrogandomi sulla questione stadio e anche sulle reali intenzioni di questa mista proprietà Red Bird Elliott, perché abbiamo sistemato i bilanci, stiamo parlando di questa questione dello stadio, tutti pensiamo che Red Bird sia, come dire, abbia acquisito la maggioranza delle quote del Milan per poter costruire lo stadio e realizzarlo. Non oso immaginare, e non voglio nemmeno pensare al fatto che Cardinale e il suo fondo di investimenti non sapessero a cosa sarebbero andati incontro per quel che riguarda la burocrazia italiana, per quel che riguarda i meccanismi della politica. Perciò, ecco, da gente navigata, non credo che siano arrivati qui e improvvisamente si siano trovati di fronte al muro e abbiano detto: ma come mai, noi volevamo costruire, non ci hanno fatto fare, eccetera, no? Perché sennò cadiamo in tante altre situazioni che abbiamo già visto. L'abbiamo visto a Roma, l'abbiamo visto a Firenze, l'abbiamo visto in tante situazioni. Per cui, ecco, se il business di Red Bird ed Elliott, oltre al risanamento conti, cosa che è già stata fatta da Elliott, è lo stadio. Lo facciamo questo stadio oppure no? Perché, ripeto, la sensazione è che si facciano tre passi avanti e quattro passi indietro. Quindi ogni volta che c'è, come dire, la sensazione che si possa finalmente sbloccare qualcosa, ecco che entrano nuove location, nuovi posti, no ma andiamo a farlo là, no ma loro vogliono farlo da soli, no ma noi vogliamo farlo così. Insomma, è una situazione veramente poco chiara, molto opaca e poco chiara, che non lascia dal mio punto di vista grandi speranze affinché questa cosa possa veramente nascere in tempi ragionevoli. Però, voglio dire, allora potrebbe valer la pena, magari, la butto lì come idea, potrebbe valer la pena concentrarsi davvero sui risultati sportivi e quindi pensare di aumentare i ricavi attraverso i successi, le vittorie, e non solo attraverso i piazzamenti, che sono importanti indubbiamente, ma che per una squadra come il Milan non possono essere l'obiettivo. Grazie a tutti per essere stati qui con me, con Talk, che torna la prossima settimana. Voi continuate a mandare i vostri vocali, i vostri messaggi, il numero di telefono ormai lo conoscete, è il 366 111 2964. Grazie a tutti.